Nel mio stile risparmiare o attaccare qualcuno, io rispondo rispetto a dichiarazioni volgari, prive di fondamento che ho letto dai giornali. Ho spiegato che questo narcisismo ossessivo, politicamente parlando, che ha buono pane non ci porterà da nessuna parte, che allo Stato la provincia non ha alcuna competenza sul ciclo di rifiuti, che la provincia è una società importante e che rischia con la fuoriuscita del capoluogo e se non dovesse essere ceduta all'ATO e quindi coinvolta nella gestione appunto del ciclo di scomparire, con anche un evidente e grave danno erariale. E ho spiegato che anziché fare quello che ho definito un cabaret mediatico, perché è un cabaret mediatico, noi non ci possiamo svegliare la mattina e sentir parlare di guerre nucleari da un lato, di dimissioni dall'altro, queste sono vicende politiche che poco hanno a che fare con la gestione del servizio. E tra l'altro lo stesso Presidente Buonapane in ogni sua nota chiude dicendo di abbassare i toni per poi alzarli da solo. Qua c'è un problema di bipolarità. E allora tutti insieme, resettiamo tutto, proviamo a lavorare tutti nella stessa direzione. Ho spiegato che qui non è una vicenda partitica, ma è una vicenda che deve vedere coinvolti tutti a 360 gradi, all'estrema sinistra e all'estrema destra, perché i territori sono di tutti e non hanno colori partitici. E insieme io credo che in maniera seria si può arrivare a una conclusione. E io ho un ruolo istituzionale e lo esercito, ribadendo che non ho la testa solo per dividere le orecchie e nessuno si deve infastidire se rispetto a vicende che riguardano la comunità che rappresento, per la quale, nella quale sono stato eletto, io voglia dare un contributo. Io non ho quelle ossessioni narcisistiche che vi ho detto prima, tant'è che non me ne ero mai interessato, purtroppo oggi sono costretto a farlo, ma per dare una mano, né per levare il ruolo a nessuno. Partire dal presupposto e dall'assunto che oggi chi deve guidare questo processo è inevitabilmente l'altro, quindi non c'è nessun altro che può farlo. È ovvio che proverò a chiederlo, cosa che ancora non ho fatto, ai miei colleghi consiglieri regionali, come lo farò al governo regionale, di accompagnare questa vicenda, visto che da soli non sono riusciti ad arrivare a una conclusione.